Marte è senza alcun dubbio il pianeta più interessante del Sistema Solare. Ospitava enormi oceani, laghi e fiumi, e gli scienziati sperano di trovare evidenze di vita passata o presente. Le illusioni ottiche e inganni fanno parte della storia di Marte fin dal 1800, quando l'astronomo Giovanni Schiaparelli guardò per la prima volta attraverso il suo telescopio e vide canali che attraversavano la superficie del pianeta, alludendo a fiumi, mari e una vita aliena avanzata. L'unico problema? Non esistevano canali del genere. Il rover Perseverance ai giorni nostri si sta dando molto da fare. Continua la caccia a segni di vita su Marte, ma questa volta viaggia sulla superficie del pianeta stesso e certamente ci è riuscito. Ha fotografato immagini di tecnologia avanzata su Marte, ma il pianeta rosso ha una lunga storia di inganni e non è tutto come sembra. Qual è il trucco e qual è la realtà? Benvenuti su Spaziomatic. Oggi vedremo insieme alcuni degli strani oggetti che Perseverance ha fotografato sul pianeta rosso e che ci hanno spinto a verificare che i nostri occhi non ci stessero giocando brutti scherzi. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Molti di voi apprezzano i nostri video ma non sono iscritti al canale. Grazie per il tuo supporto. Ora continuiamo. A maggio Perseverance è entrato in un momento emozionante del suo viaggio. La sua missione lo aveva finalmente portato nel delta del cratere G0. Gli scienziati erano ottimisti sulla possibilità di trovare segni di antichi microbi alieni, che si sperava fossero sepolti in strati antichi di limo e argilla di un enorme fiume prosciugato. La scoperta di una vita anche solo primitiva in un luogo del genere sarebbe sconvolgente, rivoluzionerebbe completamente la nostra comprensione del nostro posto nell'universo e aumenterebbe enormemente la probabilità di non essere soli. Scoprire organismi più avanzati dei batteri sarebbe un ordine di grandezza ancora più sconvolgente, soprattutto se trovassimo qualcosa di intelligente come Schiaparelli pensava di aver scoperto. Così, Perseverance ha cercato di raccogliere dati e fotografare abrasioni da località come Enchanted Lake, Three Forks e Hawksbill Gap. Inizialmente non è stato facile. Molte delle rocce incontrate, come quella nell'area di Devil's Tanyard, si sono rivelate estremamente friabili e si sono rotte senza la forza del trapano di Perseverance, oppure avevano superfici troppo ruvide per iniziare a bucarle. Solo a luglio Perseverance riuscì a prelevare il primo campione di roccia dal delta, da una roccia chiamata Skinner Ridge. Ma nei mesi successivi, mentre viaggiava da un luogo all'altro, cominciò a vedere da lontano cose che sembravano decisamente fuori posto. In particolare a settembre ha avvistato un gatto. Naturalmente non si trattava di un vero gatto, ma semplicemente di una formazione rocciosa a forma di gatto. Queste illusioni sono abbastanza facili da riconoscere come tali. Non credo che nessuno creda veramente che ci siano serpenti o gatti in agguato negli aridi deserti di Marte. Ma momenti come questo hanno un legame importante con un'altra formazione rocciosa che gli scienziati trovarono su Marte nel 1976, quando la linea di demarcazione tra illusione e scoperta rivoluzionaria divenne molto più sfumata. Una cosa è trovare una roccia affiorante che assomiglia a un gatto, un'altra cosa è fotografare un'immagine lunga 2 km che assomiglia perfettamente a un volto umano, proprio sulla superficie marziana, il volto di Cydonia. Cosa pensate quando vedete questa immagine? Forse è qualcosa che qualcuno ha fatto con Photoshop. Ma la cosa assurda è che questa immagine è assolutamente reale ed è stata scattata nell'orbiter Viking 1 quasi 5 decenni fa. È stata resa pubblica dalla NASA e naturalmente ha scatenato le speculazioni sulle sue origini. Una cosa che sembrava rispecchiare così perfettamente le nostre caratteristiche poteva davvero essere una coincidenza naturale. Se no, chi l'aveva costruito? Una civiltà perduta da tempo estinta su Marte centinaia di millenni fa? Una razza aliena che in seguito ha viaggiato verso la Terra e si è trasformata nei nostri antenati? Le teorie abbondavano, tanto che gli scienziati della NASA ritennero importante tornare nell'area e fotografare il luogo una seconda volta. Lo hanno fatto nel 1998 e di nuovo nel 2001 con il Mars Global Surveyor. Ora disponiamo di immagini di alto livello del luogo. Grazie alle telecamere molto migliori disponibili su questi nuovi orbiter, è stato possibile mappare in modo molto più chiaro le reali dimensioni del volto su Marte. Ciò che è stato rivelato è meno caratteristico dell'immagine originale in ombra.
Sebbene sia ancora tecnicamente possibile che il volto su Marte fosse un tempo molto più caratteristico e che i suoi tratti siano stati semplicemente smussati dagli agenti atmosferici, sembra più probabile che si tratti di una tendenza umana nota come pareidolia. La pareidolia è l'abitudine di vedere immagini riconoscibili in schemi visivi in realtà del tutto casuali. Per esempio, vi è mai capitato di guardare una nuvola e di scorgere qualcosa di riconoscibile? Una persona, un animale o un'automobile? La pareidolia ci accompagna fin dall'antichità. Si pensa che sia un tratto evolutivo. Se c'è un predatore in agguato nascosto nel sottobosco, essere in grado di identificarlo come tale con pochi indizi visivi è estremamente utile. Il rovescio della medaglia è che a volte vediamo un significato dove onestamente non c'è. La nostra mente non è mai imparziale e interpreta costantemente gli stimoli visivi che riceviamo, cercando di mettere insieme il mondo in modo sensato. Questo può essere un grande aiuto per noi, in quanto ci aiuta a identificare modelli importanti nei dati. Tuttavia, dobbiamo fare molta attenzione, perché può anche essere un ostacolo se ci porta a saltare a conclusioni che poi si rivelano false. Purtroppo, quando si tratta di Marte, non tutte le illusioni sono basate sulla falsità. La prossima scoperta di Perseverance è accurata al 100%. Nell'aprile del 2022, Perseverance ha iniziato a fotografare oggetti stranamente colorati nel lontano terreno del Delta mentre passava. Questi oggetti erano una specie di enigma. Gli scienziati non erano sicuri di cosa fossero, ma solo che avevano una dimensione di circa 15 cm. Chiamarono il materiale luminoso Bright Material e chiusero la giornata. Si sperava che la Perseverance sarebbe riuscita a dare un'occhiata più da vicino più tardi. Più tardi, a giugno, Perseverance riuscì finalmente a fotografare qualcosa. Non si trattava certo di una formazione rocciosa. Era di colore argenteo, era chiaramente di natura artificiale e non ce n'era solo una. Nei mesi successivi, Perseverance ha anche fotografato un gomitolo di spago aggrovigliato e persino una rete. Nell'area sono stati trovati una decina di pezzi di questo tipo, che sono la creazione di una razza di entità tecnologicamente avanzata di migliaia di anni. Sì, ma purtroppo non si tratta di una razza aliena, venivano da noi. Gli scienziati sono stati rapidamente in grado di identificare tutti questi oggetti come parte del sistema di ingresso, discesa e atterraggio o della gru che aveva calato Perseverance sul pianeta nel febbraio 2021. Il materiale argentato era una coperta termica e faceva parte della navicella che aveva portato Perseverance nell'atmosfera di Marte. Lo spago e la rete erano anch'essi parte dell'isolamento della navicella. Entrambi i materiali sono stati chiaramente strappati da forti eventi atmosferici. C'è però un aspetto curioso in tutto questo. È stato un po' sorprendente trovare questi materiali qui. L'atterraggio di Perseverance si trovava a circa 2,5 km a sud-est di questo luogo. La Sky Crane era presumibilmente atterrata da qualche parte nelle vicinanze. E mentre il paracadute e le parti dell'astronave si erano staccati prima e quindi erano atterrati in un luogo più distante, questi materiali erano già stati trovati. Ingenuity aveva scattato delle foto del paracadute e delle parti della navicella distrutta a circa un chilometro a nord-ovest dal luogo dell'atterraggio. Rimanevano ancora a circa 1,5 km di distanza supplementare che il materiale doveva percorrere. Alla fine la soluzione a questo problema era semplice. La colpa era del vento. Nel corso dell'anno e mezzo in cui Perseverance ha viaggiato intorno al pianeta, prelevando campioni e abbradendo rocce, il vento marziano aveva preso i detriti dal luogo dell'incidente della navicella di Perseverance e li aveva fatti muovere lentamente ma inesorabilmente attraverso il pianeta. È una prova della natura violenta e implacabile dei venti di Marte. Questa scoperta ha rappresentato una svolta sulla missione di Perseverance. Se da un lato il mistero era stato risolto, dall'altro significava che c'era una possibilità, per quanto piccola, che la contaminazione sarebbe stata un problema in futuro. Se i detriti stavano attraversando il pianeta nella direzione in cui Perseverance si stava dirigendo, allora c'era la possibilità che se quei detriti trasportavano un piccolo batterio resistente che era in qualche modo sopravvissuto al viaggio dalla Terra, avrebbero potuto alterare i risultati. Fortunatamente questa possibilità era molto bassa. Non solo la NASA ha lavorato duramente per mantenere Perseverance libero da contaminazioni durante la costruzione, facendo uso di camere bianche sterili per tenere lontani i batteri e la polvere, ed inoltre, se delle contaminazioni fossero comunque avvenute, avevano un sistema per riconoscerle. Tuttavia, in futuro gli scienziati dovranno stare attenti alla contaminazione o al rischio di incastrare detriti nelle parti del rover. La missione di Perseverance continua.
nel suo sforzo di scoprire la verità, dovrà scoprire i più piccoli dettagli. Sebbene la NASA sia stata rapida nel riconoscere i materiali artificiali come propri, sarebbe stato facile per qualcuno con meno rigore cercare di collegare questa scoperta alla tecnologia aliena. Dopotutto la tentazione è sicuramente presente. Chi avesse dimostrato l'esistenza di vita aliena sarebbe entrato per sempre nei libri di storia. Ma se non ci prendiamo il tempo di controllare che ciò che vogliamo vedere non offuschi ciò che stiamo vedendo, potremmo passare alla storia per un motivo molto diverso. Nessuno vuole essere famoso per la persona che ha visto gli alieni quando erano solo rocce e detriti di un cratere, dopotutto. Grazie per aver visto questo video. Lascia un mi piace e commenta cosa ne pensi. Iscriviti e attiva la campanella per non perderti le ultime notizie su spazio e astronomia. Ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.